In questo video tutorial vedremo alcune proprietà importanti dei file. Come vedete in questa cartella aperta a video abbiamo dei file su cui poter operare. Partiamo dal file PDF qui in alto a sinistra e per vederne le proprietà, tasto destro del mouse, in basso proprietà, faccio clic e si apre la finestra delle proprietà del file selezionato. Come già sappiamo, in questa casella in alto abbiamo il nome del file e qui giù, tipo di file, ci dice che è un PDF, quindi vediamo l'estensione .pdf e ci dice anche con quale programma può essere aperto che è installato su questo computer. Poi più in basso abbiamo il percorso, cioè dove è situato questo file rispetto al disco C, il disco rigido del nostro computer. Quindi posizionandoci su questo testo vediamo tutto il percorso del nostro file. Quello che è interessante sono le dimensioni del file. Qui vediamo due tipi di dimensioni, cioè le dimensioni effettive del file, 25,5 kB, e poi le dimensioni su disco, 28 kB. Quindi questo ci fa capire che per poter salvare un file su un disco, dobbiamo preservare un po' di memoria in più che serve alle operazioni magari di scrittura e lettura del file. A questo punto vi voglio far vedere i vari ordini di misura della capacità della memoria. Ve lo spiegherò in maniera rapida senza entrare troppo nel tecnico. Ho preparato un file di testo in cui ho digitato l'unità di misura base di una memoria. L'unità di misura base si chiama byte. Un byte equivale a 8 bit. I bit sono dei livelli logici che possono assumere il valore 1 o 0, quindi c'è corrente o non c'è corrente. Una sequenza quindi di 8 bit equivale a un byte, cioè con i byte è possibile codificare tutte le informazioni per stabilire un rapporto tra uomo e macchina. Ad esempio, con un byte è possibile codificare tutti i tasti di una tastiera. Perché una sequenza di 8 bit la posso combinare in 256 modi possibili. Quindi con 256 stati posso rappresentare tutte le lettere maiuscole, le minuscole, i numeri, i caratteri speciali e quindi tutta la tastiera. Digito ad esempio la lettera A, sono andato ad occupare un byte in memoria. Il testo è l'informazione che occupa meno in memoria. Poi abbiamo le informazioni audio, le immagini, informazioni video, che sono codificate ovviamente con sequenze più lunghe. Ad esempio 16, 32, 64 bit e così via. Per rappresentare capacità grandi utilizziamo i multipli del byte. Ad esempio 1 kilobyte si indica in questo modo, KB, è uguale a 1024 byte. Poi abbiamo il megabyte, quindi 1 megabyte è uguale a circa 1024 kilobyte. Voglio citare altri due, il gigabyte, un gigabyte è uguale a circa 1024 megabyte. E poi abbiamo il terabyte, che si indica con TB, che è uguale a circa 1024 gigabyte. È una scaletta, in effetti. Per capirci in maniera più pratica, quando utilizziamo i file di testo, i file creati con Word, i PDF, essi sono generalmente all'ordine di kilobyte, al massimo di qualche megabyte se contengono delle immagini. Se invece abbiamo a che fare con delle foto che scattiamo con magari
il nostro smartphone e poi andiamo a salvare sul computer, parliamo di ordine di megabyte, 3, 4, 5, fino a alcune decine di megabyte, dipende dalla qualità con cui scattiamo, dalla definizione che impostiamo quando facciamo gli scatti. Mentre se parliamo di video, parliamo di ordine di centinaia di megabyte. Mentre con i gigabyte e i terabyte andiamo a dimensionare i dischi attuali, gli hard disk. Gli hard disk attualmente sono all'ordine di 500 o 1 terabyte. Ho voluto fare una panoramica generale tanto per capire gli ordini di grandezza di occupazione di memoria. Andiamo a chiudere questa finestra. Tornando alle proprietà del file di prima, vediamo, abbiamo detto che qui abbiamo un'occupazione di memoria di 25,5 kB. Ok, andiamo a chiudere questa finestra e andiamo a verificare le dimensioni di qualche altro file. Ad esempio, questa immagine, tasto destro, proprietà. Vedete, questa immagine occupa 3 0,05 MB. Nel file PDF precedente parlavamo di ordine di kilobyte, mentre per una foto, diciamo media, parliamo di circa 2 fino a 5 MB. Voglio far notare che questa immagine è una JPEG a estensione .jpg. Si tratta di un tipo di immagine più utilizzata e più diffusa tra i dispositivi. E inoltre essa rappresenta anche uno standard per l'interscambio via internet. Andando in basso, vediamo altre proprietà. La data di creazione di questo file, l'ultima modifica e l'ultimo accesso. Vedete? Ci sono delle date. Un'altra cosa importantissima sono gli attributi di un file. Abbiamo l'attributo di sola lettura e l'attributo nascosto. Andiamo a verificare prima l'attributo nascosto. Voglio spostare un attimino questa finestra più a destra per farvi vedere che stiamo lavorando su questa immagine che si chiama Photomac. Vedete? Ora se faccio clic su nascosto e applica, vedete che il file Photomac non lo vedo più nella cartella sotto. È stato nascosto. Faccio ok e come possiamo vedere, prima avevamo 12 elementi, ora ne abbiamo 11. Uno è nascosto, quindi a volte bisogna stare attenti che ci sono nelle cartelle dei file nascosti. Vediamo come tirarlo fuori. In questa cartella vado a fare clic sulla scheda Visualizza. Poi a destra Opzioni. Modifica, opzioni, cartella e ricerca. Da qui, se faccio clic su visualizzazione, nella parte qui in basso, dove c'è scritto cartelle e file nascosti, è spuntata l'opzione non visualizzare cartelle, file e unità nascosti. Se faccio invece clic su visualizza cartelle, file e unità nascosti, poi faccio ok, mi ritorna immediatamente il file che era nascosto, però lo vediamo in trasparenza. Questo ci fa capire che ha l'attributo nascosto applicato. Per togliere quell'attributo faccio tasto destro su di esso, proprietà, e vado a togliere la spunta a nascosto. Faccio ok e il file torna come prima. L'attributo di sola lettura invece ve lo voglio far vedere su un file di testo, perché il file di testo lo posso aprire e modificare facilmente. Quindi tasto destro, proprietà, sola lettura. Significa che rendo questo file di sola lettura, lo posso solo leggere e non modificare. Vediamo le conseguenze. Faccio clic su ok. Ora lo apro con un doppio clic. Ecco il file di testo che contiene questo testo, from memoria. Ora se aggiungo delle parole, ad esempio, che ne so, voglio mettere la data 10-11-2020,
e cerco di salvare file salva, vedete che mi chiede il nome, di cambiare il nome, perché è un file di sola lettura. Se faccio clic su salva con lo stesso nome, vedete? Nota, esiste già, sostituire file. Se dico di sì, mi fa sostituire il file precedente. Però in questo caso, per poter mantenere il file originale, vado a cambiare il nome. Quindi posso mettere ad esempio nota 03 e faccio salva. Quindi quando un file è di sola lettura, cerco di modificarlo, quando faccio salva, non viene salvato direttamente, ma si apre la finestra di salva con nome e mi propone di cambiare il nome, altrimenti mi viene sostituito il file originale. Ok, chiudiamo questo file, quindi abbiamo un altro file nota 03. Per togliere la proprietà di sola lettura al file nota 01 si fa sempre tasto destro, proprietà, e si toglie la spunta sola lettura in questo modo. Posso fare direttamente ok, oppure se devo ancora utilizzare questa finestra delle proprietà, posso fare anche applica. E poi quando ho finito di vedere le proprietà di questo file, faccio ok. Ora vediamo come ridurre le dimensioni dei file, cioè come zippare un file. Questo lo voglio fare su un file video che è abbastanza grande, 240 MB, e vediamo dopo la compressione quanto occupa, quanto diventa. Quindi tasto destro su di esso, utilizzo 7-Zip, che è un'applicazione che serve a comprimere i file. Quindi da questo menu scelgo questa opzione: aggiungi a funzione ora e minuto.zip. Faccio clic, ecco, sta comprimendo il file. Attendiamo qualche secondo ed ecco ottenuto il file in una cartella compressa. Già vediamo quando passo col mouse su di essa le dimensioni, 112 MB. Verifichiamo meglio col tasto destro proprietà. Ecco qui, dimensioni 112 MB. Faccio ok, il file originale, tasto destro proprietà, è 240 MB. Quindi l'abbiamo ridotto più della metà. Questo sistema è utile quando c'è bisogno di trasportare dei file grandi, abbiamo a disposizione delle memorie di massa non troppo capienti e quindi abbiamo bisogno di risparmiare memoria. Quando trasportiamo un file compresso da un computer a un altro con una chiavetta USB, sul computer di destinazione il file deve essere decompresso. Vediamo come. Facciamo un esempio. Lo vado a copiare. Chiudo la cartella e lo incollo sul desktop. Ci incolla. Devo fare questa operazione. O faccio doppio clic sulla cartella, così, e trascino questo file all'esterno, sul desktop, oppure faccio in questo modo: tasto destro, 7-zip, estrai qui. Faccio clic, ecco il file estratto. Ed è pronto all'uso. È anche possibile comprimere più file contemporaneamente. Vediamo come. Ad esempio, voglio comprimere tutti i file Word. Quindi li vado a selezionare, poi tasto destro su uno di essi, 7 zip, aggiungi al lavoro punto zip. Prende il nome della cartella che contiene i file. Ok, quindi questa cartella contiene i quattro file Word che li posso trasportare, decomprimere e riutilizzare. Quindi se faccio doppio clic su di essa, vedete? L'unica raccomandazione è di fare attenzione: prima di utilizzare i file, conviene estrarli nuovamente in una cartella o sul desktop del computer di destinazione. Ok, chiudiamo. La funzione di compressione dei file rende la cartella che viene prodotta, cioè la cartella zip, come se fosse un unico file. Quindi può essere
inviata come allegato, come unico allegato anche via mail. Anche quando si invia una mail, bisogna stare attenti a quanto è grande l'allegato o gli allegati che vogliamo inviare, perché generalmente le caselle di posta attuali, ad esempio la Gmail di Google, ci mette a disposizione per gli allegati massimo 25 MB. E quindi se gli allegati sono maggiori di 25 MB, non possiamo inviarli come semplice allegato, ma c'è bisogno di fare altre operazioni che vedremo successivamente. Per questo video tutorial ho terminato. Se il video ti è piaciuto e sei nuovo, iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornato sui nuovi video che carico.